Il trionfo dell'Italia dei giovani è anche il trionfo della Puglia che corre forte. Vince la nazionale azzurra, la seconda edizione del trofeo Opiternum, l'incontro internazionale di corsa su strada Under 20, andato in scena di recente ad Oderzo in provincia di Treviso. Si impone nella graduatoria a squadre in una competizione che ha coinvolto complessivamente 12 rappresentative, grazie anche alle prove estremamente convincenti del terlizzese Vincenzo Grieco e dell'andriese Pasquale Selvarolo, compagni di società con la Barile Flower ed entrambi allenati dal professor Giovanni De Rocco. Ottima la prova offerta dei due pugliesi sulla distanza di 10 km, eccellente l'esordio con la maglia azzurra per il 18enne atleta di Andria, ottavo classificato con il crono di 32 minuti e 23 secondi e capace di ricambiare al meglio la fiducia del direttore tecnico delle squadre giovanili della FIDAL, l'olimpionico di Atene 2004 sulla maratona Stefano Baldini. Selvarolo, tra l'altro, ha dovuto convivere con una fastidiosa infiammazione alla caviglia che gli ha provocato dolore e limitazione funzionale soprattutto durante le curve, ma è riuscito comunque a districarsi molto bene sul tracciato piuttosto tecnico ed è rimasto sempre nelle primissime posizioni. Ottimo anche il quinto posto del terlizzese Grieco, che ha concluso la sua fatica con il tempo di 32.09. Il migliore degli azzurri è stato Nesim Amselek, che a livello individuale è salito sul terzo gradino del podio con 32 minuti secchi. Nella graduatoria per nazioni invece l'Italia ha trionfato davanti a Gran Bretagna e Danimarca. Tornando alle vicende di Selvarolo, intanto l'andriese, problema alla caviglia permettendo, si appresta ora a preparare la stagione su pista, dove si cimenterà sui 5.000 metri, dando uno sguardo più avanti invece sul suo personale calendario. È cerchiato in rosso l'appuntamento con i campionati italiani di corsa su strada in programma nel mese di settembre proprio in Puglia, per la precisione dal Berobello. L'allievo di Giovanni De Rocco ci tiene particolarmente a ben figurare in quell'occasione e sarà uno degli uomini da battere nella 10 km junior.